Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura il maltempo che ieri si è abbattuto anche in alcuni angoli della provincia di Arezzo. Un temporale con grandinata si è abbattuto in Val Tiberina. Non si sono fortunatamente registrati danni particolari dal punto di vista degli interventi dei vigili del fuoco, ma a subire le conseguenze invece il mondo agricolo, soprattutto per quanto riguarda le coltivazioni di tabacco di Anghiari. Qui è un appezzamento di 4 ettari totalmente distrutto, irrecuperabile. Purtroppo è il secondo anno di fila che succede. Non sappiamo più cosa dire, ecco. La grandinata che ha colpito nelle scorse ore la Val Tiberina tra i comuni di Anghiari e Sansepolcro ha messo di nuovo in ginocchio le aziende agricole che producono tabacco, tabacco di qualità per il sigaro toscano. Il campo che è alle mie spalle è perso per il 100%. È durato circa 30 minuti, in due tempi, alle 15 e alle 17, più o meno come le palline da golf. La dimensione media era quella delle palline da golf. Le foglie ormai sono spezzate. Il tabacco nero, la costola deve essere integra. Qui ormai è prodotto con il 100% di danno e irrecuperabile. Sia nella zona di Motina che nel piano della Sovara il danno supera l'80% e, come abbiamo visto, in alcuni casi tocca il picco del 100%. Qui le piante erano praticamente pronte per la raccolta. Era proprio pronto per la raccolta a mercoledì prossimo e quindi qui non c'è proprio assolutamente nulla da recuperare per una superficie circa di 7 ettari. E io credo che qualcosa all'istituzione della regione andrà chiesto. Perché dopo due anni così è dura. E sempre in tema di emergenza climatica, in Val di Chiana invece è arrivata l'ingegneria aerospaziale a sostegno del distretto agricolo. Una piccola e curiosa mongolfiera si è alzata in cielo e è rimasta a lungo immobile sopra un campo in uno dei giorni più caldi di questo mese di luglio, infuocato da Caronte, monitorando le piantine di soia che stanno crescendo in un appezzamento in località Chianacce, nel cuore della Val di Chiana. Qui, infatti, l'ingegneria aerospaziale è arrivata in soccorso dell'agricoltura grazie al progetto PRIN. L'obiettivo del progetto è quello di cercare di capire se riusciamo a ottimizzare l'irrigazione, quindi l'utilizzo dell'acqua, attraverso una gestione differenziata dell'irrigazione. Per fare questo è necessario monitorare quello che accade alla coltura nel momento in cui c'è uno stress idrico o nel momento in cui si fa un'irrigazione. A bordo della mongolfiera uno strumento innovativo che, assieme alle attrezzature più tradizionali, consente di mettere a fuoco lo stato di salute e il comportamento delle piante e determinare il loro fabbisogno irriguo. C'è un cervello che è il computer di bordo, riesce a gestire i sottosistemi di bordo. Qui abbiamo due camere, una monocromatica, l'altra colori. Poi c'è una terza camera che è una termocamera. Questo apparecchio con questo gancio qui viene attaccato a un pallone frenato. C'è comunque il sistema di paracadutaggio, quindi nel caso il pallone si rompa questo plana in maniera sufficientemente dolce. Con il team di universitari anche il consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno. Il consorzio su questo ha presentato alla Regione Toscana un progetto a valere su finanziamenti del PSR proprio per poter consentire anche nella nostra area di dare questo supporto alle imprese agricole. Quindi da una parte per ridurre l'uso della risorsa, dall'altro ottimizzare quello che è l'impiego della risorsa in funzione della produzione, della produttività e della qualità poi dei prodotti stessi. Un incidente stradale questa mattina, una moto si è scontrata con un'auto a Monte San Savino all'uscita dell'autostrada A1. È successo attorno alle 12, sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza urgenza. Il conducente della moto, un uomo di 62 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto, oltre ai sanitari, anche la polizia stradale per i rilievi di legge.
E adesso torniamo a parlare invece degli odori molesti. AISA ha annunciato di aver richiesto di ridurre il conferimento dell'organico. Una decisione che arriva a seguito delle numerose lamentele dei cittadini riguardanti cattivi odori nella zona a sud della città, ma negli ultimi giorni non solo. Tenuto conto, spiegano dall'azienda, delle continue segnalazioni ricevute circa i cattivi odori e del fattore climatico estremo che influenza negativamente tutto il ciclo della produzione del rifiuto organico, AISA ha richiesto alle autorità competenti di ridurre nei tempi tecnici necessari il conferimento presso i propri impianti di tale tipologia di rifiuto. Estremamente importante, conclude l'azienda, adesso potrà essere l'indagine olfattometrica per individuare eventuali fonti. E adesso voltiamo pagina per parlare di caregiver. Ad Arezzo infatti arriva un portale online per aiutare chi aiuta. Aiutare chi aiuta nasce così il nuovo strumento voluto dalla Fondazione Arezzo Comunità, ideato per i caregiver aretini. Si tratta di uno spazio web dove è possibile in maniera semplice ed immediata conoscere quali sono i diritti e le opportunità di chi accudisce una persona fragile. Abbiamo deciso di costruire uno spazio semplicissimo online, quindi accessibile veramente a tutti, che dà delle indicazioni importanti per capire come il caregiver è il familiare che si occupa di un familiare che è in condizioni sanitarie piuttosto difficili, perché è malato, perché ha una malattia di lunga durata, per capire quali diritti ha, e ve ne sono molti, e quali opportunità. È un portale che fa parte del grande mondo della Fondazione Arezzo Comunità, che tra gli obiettivi che aveva e che ha è quello anche di rendere semplici i diritti dei cittadini stando accanto con discrezione. Non ve ne sono molti in Italia, ma questo è l'unico che ha anche una rete di associazioni a disposizione, che ovviamente ringrazio, perché oltre ai diritti ci sono le occasioni di crescita e di tenuta sociale di una comunità. E quindi, per esempio, faccio sempre questo esempio perché è forse il più calzante, il fatto che chi ha a casa un malato di Alzheimer possa contattare direttamente l'associazione che si occupa dei familiari che hanno un familiare malato di Alzheimer è un modo per non farli sentire soli, per metterli dentro una filiera di rapporti e di relazioni, e anche per superare un momento particolare della vita che comunque con gli anziani è ormai un elemento quasi di quotidianità. Dal Casentino invece interviene Italia Viva sulla viabilità della vallata sulla strada statale 71. Un vivace scambio, uno scambio caldo, non solo per le temperature, tra Italia Viva e il Partito Democratico sul tema della variante al Corsalone. Come rispondete? Ma noi rispondiamo intanto che il tema è talmente importante per quella comunità che non serve la polemica, ma servirebbe avere una visione politica. Purtroppo in questi 30 anni quelli che dicono, che fanno quelle affermazioni, la visione non l'hanno avuta. Perché? Perché il problema del Casentino, che è un cul-de-sac, perché non ha lo sbocco su Arezzo verso il Casello e l'autostrada e non ha lo sbocco verso Firenze, tutte queste migliorie che sono state fatte hanno portato esclusivamente a una situazione, ma non a risolvere il problema. E quindi il tema non è fare questi piccoli interventi, di cui ce n'è uno fantastico ora a Cecca la Gravenna, e che mi auguro, visto che devono venire giù dei costoni, non ci sia durante i lavori qualche problema, perché in quella viabilità se cade una roccia si blocca il traffico pesante e il Casentino non è collegato. Ma dico questo perché? Perché la risposta deve essere quella che ha posto il sindaco di Biena Vagnoli: mettiamo in sicurezza la strada statale 71, che è ormai diventata una strada urbana, e invece lavoriamo tutti per ottenere risorse, primo per fare il tratto Chiassa Casello dell'autostrada e dare lo sbocco ad Arezzo, e l'altro per lavorare a un progetto molto probabilmente con più anni, ma che dovrebbe legare il traforo di valico, gli ultimi 5 km della Consuma di qua e di là, per agevolare un percorso verso Firenze. Questa è una risposta concreta. E dopo 30 anni ci sarebbe voluto che qualcuno ci avesse pensato prima, noi siamo arrivati da poco. Proprio in Alto Casentino, a Camaldoli, ieri la storica visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Eremo, dove si stanno celebrando gli 80 anni del Codice Camaldoli. Una 3 giorni di convegno che si concluderà domani. Vediamo.
Sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a celebrare la messa conclusiva del convegno dedicato agli 80 anni del Codice di Camaldoli, avviato ieri al monastero alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con la prolusione del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. I cristiani si impegnino, aveva detto, contro la politica ignorante. Il Codice di Camaldoli nacque nel 1943, uno dei periodi più bui della storia italiana. Oggi la sua rilettura per interrogarsi sul ruolo dei cattolici in Italia. È importante anzitutto l'attenzione data a questi 80 anni dal Codice di Camaldoli, perché vuol dire una comunità che è sensibile e attenta a custodire i valori della democrazia, i valori fondamentali, quelli che qui sono stati studiati, approfonditi, proposti grazie al lavoro che ha portato al Codice di Camaldoli. Quindi importante perché c'è una storia, ma c'è un'attualità nel valore della nostra democrazia e dei principi ispiratori che sono allora e oggi principi di carattere cristiano. Tra i temi della giornata conclusiva, il lavoro. Il tema del lavoro è uno dei grandi temi su cui c'è un grande passaggio verso l'età repubblicana, in cui la Costituzione diventerà veramente importante, affermando sia il diritto che il dovere di lavorare, di dare un contributo, di svolgere un'attività che contribuisca alla costruzione e al progresso del Paese. Questa impostazione la ritroviamo esattamente nel Codice di Camaldoli. L'affermazione del diritto del lavoro da una parte, dall'altra l'importanza di un salario dignitoso che tenga conto da una parte della partecipazione anche delle donne al mercato del lavoro, della loro emancipazione attraverso il lavoro, ma dall'altra anche un salario che garantisca la famiglia del lavoratore indipendentemente dal tipo di lavoro e dalla sua condizione. Arezzo ha ospitato le celebrazioni garibaldine 2023 con una serie di eventi che si sono conclusi questa mattina. Garibaldi dice: per me la più grande ricompensa che io possa avere è poter dire a una persona: da oggi tu sei un uomo libero. Da oggi ad Arezzo, nella strada intitolata alla divisione Garibaldi, c'è un simbolo in più, ancora più forte e visibile, del sacrificio di tanti uomini per la libertà altrui. Si ricorda l'80° anniversario della fondazione della divisione partigiana militare Garibaldi. Sono stati partigiani che hanno combattuto nel nome dell'Italia, ma nel nome della libertà, della giustizia, nel nome di Garibaldi, che proprio è quello, è che l'emblema, è il simbolo della lotta, della libertà, per tutti i popoli. Questi infatti erano nel Montenegro, erano in Jugoslavia e hanno combattuto per la libertà di quella popolazione. La divisione italiana partigiana Garibaldi fu una formazione che si costituì nel dicembre del 1943. Siamo in Montenegro, i militari del Regio Esercito si trovano lì e dopo l'armistizio dell'8 settembre c'era da fare una scelta. Una volta arrivati all'8 settembre non c'era più la consapevolezza di rispondere a determinati comandi, non sapevano più che cosa dovevano fare, per chi dovevano combattere. Quella è stata una grossissima difficoltà perché venivano visti da alcuni come degli aggressori, da altri come dei possibili salvatori. E così gli uomini della divisione Garibaldi si alleano con l'esercito popolare jugoslavo e portano avanti una pagina della resistenza al nazifascismo che permise di contribuire alla liberazione d'Italia. Non con le camicie rosse, la stoffa non era sufficiente, ma con un fazzoletto al collo. Questi quando nel 1943 cominciarono la resistenza non avevano una camicia rossa. Volevano la camicia rossa perché si chiamavano garibaldini, ma non l'avevano, allora presero un fazzoletto rosso e se lo misero al collo. Questo fazzoletto rosso oggi è il simbolo della divisione Garibaldi, proprio per l'80° anniversario abbiamo voluto riscoprirlo. Dovremmo essere tutti italiani e sentirci tutti in qualche modo garibaldini, proprio per portare avanti ideali che sono quelli di uguaglianza, di fraternità, di disponibilità e di volontariato per chi ha più bisogno. Ricordiamoci che Garibaldi ha sempre combattuto anche per altre nazioni, ma per la libertà dei popoli, come gli ultimi soldati della divisione italiana partigiana che erano in Jugoslavia nel 1943-1945 e che hanno fatto proprio questo per riportare a casa se stessi, ma per guadagnare libertà per sé e per gli altri.
La comunità di Monte San Savino ha lutto per l'improvvisa scomparsa di Fabio Collini, commerciante del centro storico e anima della sagra dei Pici. In corso San Gallo aveva il suo negozio di gioielli e oreficeria. Era molto conosciuto per le tante iniziative di solidarietà che portava avanti come presidente dell'Associazione Amici del Monte, la stessa che organizza la sagra. I funerali domani alle 9:30 nella chiesa di Sant'Agostino a Monte San Savino. E adesso cambiamo decisamente argomento e voltiamo pagina, ci spostiamo in Val d'Arno, a San Giovanni. È stata infatti Piazza Masaccio ad ospitare il concerto di Francesca Michelin. In che lingua dovrebbero amarsi due come noi? Non serve parlare, fa come vuoi. Era uno degli eventi più attesi dell'estate sangiovannese e si è rivelato un successo. Una Piazza Masaccio gremita ha accolto Francesca Michelin con il suo tour estivo L'estate dei cani sciolti. Cantautrice e polistrumentista, il 24 febbraio 2023 ha pubblicato il nuovo progetto discografico Cani Sciolti, accompagnato dal singolo Quello che ancora non c'è ed anticipato dai brani Bonsoir e Occhi Grandi Grandi. Dai primi di luglio Francesca Michelin sta attraversando il paese da nord a sud, portando sui palchi di alcune delle location più suggestive d'Italia i brani di Cani Sciolti e i grandi successi che l'hanno resa una delle artiste più apprezzate della scena musicale italiana. Poi vienimi a salvare dentro questo mondo che è una cattedrale di cui siamo infedeli. Paolo Ruffini invece nel cuore della città con Io Doppio Politicamente Corretto. Io sento odore di roba da mangiare, no, perché siccome ce l'ho sintetica bestia, una fame stianto per davvero buono del Twix. Buono. Dai Marcello, una cata di rondine, ma sei scemo. Ho capito, ma ho detto sono affamato, c'ho la fame sintetica. Oh, qui ma come sempre cosa, tanto? No, più o meno dei bongi due o tre al giorno. Canne? Ma spinelli dei 7, 8, 9, ma se ti fai bombardoni di sì. Sai cosa? Magari Artoni sarebbe il caso smettessi di farli, perché dall'ultimo ci sono mi è uscito tanto bene. La voce di Paolo Ruffini, che ha riecheggiato prima nelle VHS e poi negli smartphone di tutto il paese negli ultimi 20 anni, adesso è tornata dal vivo per raccontare un fenomeno cult che riesce ad attraversare tempi e generazioni. Io Doppio Politicamente Corretto, il celebre show di doppiaggio in vernacolo livornese che lo ha reso celebre con Il Nido del Cuculo, è arrivato sul palco della Fortezza di Arezzo per la rassegna Estate in Fortezza. L'unico modo per fare uno spettacolo politicamente corretto è essere scorretti, perché insomma la satira, la cultura, la comicità sono ovviamente politicamente scorretti e quindi noi siamo correttamente scorretti, insomma è impossibile. Oggi c'è questa moda e bisogna stare attenti a quello che si dice, a quello che si fa, però insomma se uno vuole fare le cose a modo, come si dice dalle mie parti, farle per bene vuol dire essere scorretti, perché è l'unico, essere scorretti vuol dire anche essere liberi e fino a prova contraria c'è tanta libertà nell'arte. Per carnevale suonavo sopra i carri in maschera, avevo già la luna e Urano nel leone, come mi casa battiato. Insomma, è uno spettacolo dedicato proprio alla livornesità, alla goliardia, alla volontà anche di andare un po' oltre quelli che sono certi canoni, di andare un po' oltre le righe, sopra le righe, ma anche sotto le righe. Insomma, Livorno è una città che, come questo vento allora, che ci abbraccia sul mare, è libeccio, quello che bagna anche il salmastro degli scogli, e proprio quello ci porta a volare via. La cazzata a Livorno è una forma di liricità, insomma, e quindi siamo molto livornesi, sì. Guarda l'ingegnere, guarda. Il menestrello italiano Angelo Branduardi avrà il compito di completare il primo weekend di Naturalmente Pianoforte domenica 23 luglio al tramonto in uno scenario storico, naturale, meraviglioso. Il concerto Confessioni di un malandrino infatti sarà ambientato a Romena, nei prati a fianco della Pieve Romannica, con il Casentino davanti e la Verna sullo sfondo.
E adesso parliamo invece di impianti sportivi. Dalla regione infatti arrivano 2,7 milioni di contributi per interventi su 10 impianti sportivi della provincia di Arezzo. Si tratta dell'impatto sul territorio del bando per interventi finalizzati al miglioramento e alla qualificazione del sistema toscano di impianti e spazi sportivi pubblici. Il bando, di cui è stata recentemente approvata la graduatoria e la relativa assegnazione delle risorse, aveva una dotazione finanziaria di poco inferiore ai 12 milioni di euro. 40 sono gli interventi che sono stati finanziati. Adesso il calcio femminile, arriva finalmente il nome del nuovo allenatore. La notizia infatti era già nell'aria da qualche giorno e dopo aver comunicato la fine del rapporto di lavoro con Emiliano Testini, l'Arezzo Calcio Femminile annuncia Mike Heracles come nuovo allenatore della prima squadra. Classe 1990, nato a Sydney, con la doppia cittadinanza australiana e irlandese, nonostante la giovane età, vanta già una decennale esperienza da allenatore nel mondo del calcio internazionale, sia maschile che femminile. L'Amen ABC Servizi Scuola Basket Arezzo invece annuncia il ritorno in amaranto di Stefano Calzini, che andrà a far parte del roster a disposizione di Coach Evangelisti per il campionato di Serie B interregionale. Secondo fratello della dinastia Calzini, Stefano, nelle due stagioni lontane da casa per motivi di studio, ha vestito le maglie del Guelfo Basket e del Grifo Imola. Nell'Amen Scuola Basket vestirà la maglia numero 20. E adesso parliamo di motocross enduro a Castiglion Fiorentino. L'amministrazione comunale ha infatti consegnato un attestato di merito ad un piccolo atleta che a 8 anni ha già vinto un titolo italiano. Mi piacerebbe diventare Joseph Garcia. Sogna di diventare un campione come Joseph Garcia, ma di traguardi il piccolo Ettore Milighetti ne ha già raggiunti tanti. A soli 8 anni, infatti, nel suo medagliere spicca già un titolo italiano. Il giovane castiglionese si è imposto nel campionato di mini enduro, trionfando nella categoria debuttanti con 112 punti. Come appassionato e praticante di questo sport è forse doppia o tripla la cosa di essere orgoglioso di Ettore. Dopo la vittoria, l'atleta si sta già preparando con la rappresentativa della Toscana al trofeo delle regioni. Farà parte della squadra toscana mini enduro della squadra A, dunque questa è un'ulteriore soddisfazione. Al piccolo campione di enduro adesso è stato consegnato un attestato di merito da parte dell'amministrazione comunale. I fasti del motoclub sono stati sicuramente, hanno raggiunto il loro apice con Fabrizio Meoni, ma di appassionati ce ne sono stati tanti, e se oggi dobbiamo celebrare un piccolo campione di 8 anni che si è giudicato il campionato italiano enduro debuttanti, penso che non sia frutto del caso. E tra le altre cose, conosco personalmente Ettore Milighetti e so quanta passione lo lega a questo sport, la sua passione, quella della sua famiglia, quindi non è un caso che si raggiunge questi risultati. È chiaro che la cosa più importante per i bambini è non perdere di vista lo scopo sociale dello sport, che è una formazione, che è una scuola di vita, che è anche una cultura, e quando questi valori sono spontaneamente rappresentati da un giovane come Ettore, io credo che tutta la comunità di Castiglion Fiorentino ne può essere orgogliosa. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.